Buongiorno amici lontani e vicini, siamo con il vice sindaco del comune di Lipari, Gaetano Orto. Anche oggi consiglio comunale e anche oggi debiti fuori bilancio per circa 70.000 euro. Tra l'altro i debiti fuori bilancio purtroppo nel maggior comune delle Eolie continuano a lievitare, perché negli ultimi 6 anni sono arrivati a 4 milioni di euro. È un bel problema, no? Avvocato, per i conti del palazzo. No, se lo guardiamo sotto alcuni profili non è così, perché senza fare polemica o nulla, io devo dire che da quando sono da assessore delegato il comune non è mai stato più contumace in nessuna causa. Queste sono sentenze che derivano da anni precedenti e che adesso sono arrivate a sentenza, ma io credo che per il futuro il comune si sta difendendo adeguatamente in tutte le cause. Io sistematicamente ho sempre incaricato gli avvocati e devo dire che già abbiamo 187.000 euro da recuperare, dove il Comune ha vinto e gli è stato riconosciuto anche di avere le spese legali. Quindi sotto questo profilo già sto procedendo ad attivare il recupero di queste somme, quindi c'è un segnale positivo. Cioè, ecco, somme che riguardano cosa? Sentenze dove il Comune è stato vittorioso e quindi la soccombenza da parte di controparte al pagamento al Comune delle spese legali. Quindi questo è un segnale importante, perché se il Comune si difende adeguatamente nei contenziosi non è detto che perde sempre. Però sulla situazione debiti fuori bilancio, insomma, c'è la nota del dirigente Suba che dice situazione fuori controllo, c'è il riflettore puntato da parte della Corte dei Conti, ecco, non vi preoccupa? No, ripeto, siccome nell'ultimo periodo, ripeto, da quando ci sono io come assessore delegato, essendo anche un conoscitore perché per competenze professionali, devo dire che noi abbiamo un disciplinare dove adesso gli avvocati incaricati da noi viene stabilito il compenso già alla sottoscrizione dell'incarico, quindi non si possono fare più parcelle spropositate, ma se il professionista accetta l'importo è quello e quello sarà corrisposto, quindi già questo dà ampie garanzie al Comune. E poi ripeto, purtroppo è successo in qualche circostanza dove il Comune è rimasto contumace, non si è difeso e quindi poi sono arrivate delle sentenze sfavorevoli. Adesso nell'ultimo periodo devo dire che noi abbiamo, ne ho parlato con l'ufficio e vi prometto che vi darò dei dettagli più precisi, dove vi farò vedere che negli ultimi periodi abbiamo anche vinto diverse cause. Ecco, ma sui conti del palazzo qual è la situazione? Perché c'è il dirigente Suba che scrive a più non posso proprio di ieri un'altra nota dove parla di questi squilibri nel bilancio e quindi di porre un rimedio. Fra l'altro voi come amministratori siete stati costretti anche a ridurvi da gennaio del 30% lo stipendio, vale per il sindaco, per lei, per gli assessori e per il presidente del Consiglio. Si era pensato ad una manovra politica in vista delle elezioni, invece è stato un atto dovuto, no? Proprio per un fatto della stabilità. No, questo lo prevede la legge, cioè che una delle sanzioni quando c'è lo squilibrio finanziario, quindi la violazione del patto di stabilità, come è successo, voi avete seguito in Consiglio Comunale, il fatto che la Regione con quel decreto ci ha tagliato gli 800.000 euro che non ci ha permesso di quadrare il bilancio, una delle sanzioni previste è la riduzione del 30% degli emolumenti agli amministratori, quindi era un atto dovuto da parte dell'ufficio. Detto questo, però, mi permetta, io l'altro giorno seguivo una trasmissione televisiva nazionale dove c'erano 15 sindaci, dove addirittura lamentavano non poter garantire servizi essenziali ai propri concittadini in virtù di quello che sta succedendo sia a livello nazionale che regionale, dove i minor trasferimenti... Per non parlare della provincia. Quello ormai non esiste più perché è area metropolitana, non si capisce che cos'è quest'ente in questo momento. Ma detto questo significa che oggi i comuni, gli enti locali sono quelli che stanno subendo, purtroppo dobbiamo dirla, la mala politica. E quindi questo ci permette... Ma la politica c'è stata pure negli enti locali, nel senso che c'è... Di Dio. Però... Diciamo...
diciamo, lo spreco di denaro sì, c'è. Però sì, non volevo dire questo, voglio dire che i minor trasferimenti oggi agli enti locali e purtroppo la inducono a non poter più garantire quei servizi essenziali che venivano garantiti. E se vengono garantiti perché ci sono i cittadini locali che pagano. Fior di quelli che pagano, però mi consente anche dire questo. Noi come ente non è che abbiamo fatto un aumento spropositato dell'imposizione fiscale, lei lo sa, siamo stati costretti solo a aumentare la spazzatura solo perché c'era stato quel trasferimento della discarica da Mazara Sant'Andrea a Catania che ci ha comportato un aggravio di spese e quindi dovevamo coprire quel buco. Però se decollava la differenziata si poteva arrivare ad un servizio che non funziona. Sono delle analisi che vanno fatte, chiaramente si può fare sempre di meglio, non è che io sto dicendo, però devo dire che abbiamo fatto enormi sacrifici soprattutto per evitare che i cittadini, io potrei parlare a lungo, abbiamo fatto tante battaglie, anche da non sottovalutare i quasi 800.000 euro che abbiamo recuperato dai barconi, ne abbiamo fatto, stiamo attivando tutto il recupero dell'idrico, io già ho incaricato gli avvocati, insomma lavoro ne stiamo facendo. Ma a proposito dei quattrini che il comune deve incassare, quanto c'è da incassare? Perché c'è anche molta gente che non paga, quelli che dovrebbero pagare di più che si appellano, perché si susseguono i ricorsi alla commissione tributaria, voi avete incaricato adesso 3 legali di Lipari per recuperare, per recuperare quattrini, quanto si dovrebbe incassare? Quindi, sulle previsioni che ho fatto io sui 4 milioni di euro è il contenzioso, quindi è un dato molto importante, fermo restando... Impermeato su quale? Sull'idrico? L'idrico è suolo pubblico. L'idrico è suolo pubblico. E la cifra più grossa di un privato, a quanto ammonta? Mi faccio dire cose che... Tanto non... per fare capire... No, il privato ci sono, chiaramente si deve fare la distinzione, perché una cosa è l'utenza domestica, una cosa è l'utenza l'utenza che riguarda l'attività commerciale, chiaramente c'è una differenza e quindi questo comporta una lievitazione anche del ci sono utenze anche importanti che devono cifre. Con i 4 milioni attraverso una transazione si potrebbe arrivare a recuperare questi quattrini oppure bisogna andare a fondo con un'azione giudiziaria? Questo noi manderemo le lettere di messa in mora, se poi il cittadino ci chiede una rateizzazione in base ai regolamenti che ci permettono questo tipo eventuale rateizzazione. E da non sottovalutare, lei lo sa perché l'ho detto proprio alla sua emittente, quando l'ho fatto, ho fatto 2 delibere di giunta, soprattutto per l'idrico, dove davo la possibilità per gli anni 2009 fino al 2012 eventualmente di chiedere una rateizzazione degli importi. E devo dire che sotto questo profilo alcuni hanno risposto positivamente, c'erano utenze anche di grosse cifre che hanno rateizzato il debito e quindi sotto questo profilo ha sortito un effetto. Ripeto, noi gli avvocati non faranno subito azioni forzate, manderanno delle lettere di messa in mora, alla lettera di messa in mora l'utente si rivolgerà all'ufficio. Darete quanto? Un mese di tempo prima di procedere eventualmente? Giorni sicuramente. L'ultima cosa, perché siamo, come lei sa, sollecitati a più non posso, ci arrivano sempre delle lettere, delle richieste, la causa della villetta, dell'ex villetta di Silvano Saltalamacchia. La causa mi pare che era fissata il 21 ottobre, siamo oggi a metà marzo e ancora non arriva la sentenza. Lei che notizie può dare agli interessati? Guardi, anche perché sono contento perché anche il suo giornale è stato importante nel sollecitarci anche a un'attenzione importante, non perché questa merita un'attenzione diversa dalle altre, ma perché in effetti c'erano tutta una serie di situazioni e lei sa benissimo quanti impegni ho messo in questa vicenda, e lo dico perché è giusto che sia così, perché tutti i cittadini devono pensare e sapere che non ci devono essere distinzioni tra l'uno e l'altro, ma tutti devono essere garantiti. Sotto questo profilo io ho incaricato un grosso professionista, voi sapete, un professore universitario, dove
Dopo tutte le varie vicissitudini, noi siamo stati vittoriosi dinanzi al TAR di Catania con una sentenza, devo dire. Ricordiamo che i ricorsi sono stati infiniti: TAR, CGA, TAR, CGA, TAR, CGA. Ora dovremmo essere alla svolta, sì. Però stranamente sono passati quanto? Siamo a cinque mesi, sì, no, e non c'è la sentenza. Volevo precisare che noi eravamo stati quasi sempre soccombenti, in questa circostanza siamo stati vittoriosi, quindi cioè il TAR ci ha dato ragione. Con una motivazione blindata, devo dire una motivazione eccellente da parte del collegio del TAR. Avverso questo provvedimento è stato fatto ricorso al CGA, che è, diciamo, l'organo di appello amministrativo. Finale. E devo dire, anche da avvocato, lo dico questo, è sorprendente che il CGA dopo un paio di mesi ancora abbia in riserva la decisione. Ma ci sono dei precedenti in questo senso? Si può attendere cinque mesi, sei mesi? A quanto si può arrivare? Devo dire che ho anche già contattato il professore Cintioli di fare un'istanza di sollecito anche al CGA, e mi ha detto che lo farà, ma io veramente sono fiducioso sotto questo profilo, perché, cioè, questo ritardo non la preoccupa, che ci potrebbe essere un colpo di scena? Perché ho visto le motivazioni della sentenza del TAR, che sono, non è facile sovvertirle, ecco, questo penso. Sono fiducioso sotto questo profilo. Bene, abbiamo completato, ringraziamo l'avvocato Gaetano Orto, vice sindaco del comune di Lipari. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro, e grazie anche a voi. Arrivederci.